Sì, è diciamo una speranza che si concretizza, e mettendo dei paletti, dando delle date e mantenendo le date che ci si era prefissi di dare, cioè il 2019 come inizio della risalita della provincia di Savona, che negli ultimi anni aveva avuto grosse contrazioni soprattutto sull'occupazione. È chiaro che il porto di Vado non serve solo a Vado, deve diventare un modo per cambiare anche il sistema, non solo infrastrutturale ma anche il sistema economico della provincia di Savona, e può ospitare nel suo retroporto tutta una serie di attività che possono dare occupazione importante e quindi risposte occupazionali che il territorio attende da anni. Come ha sottolineato, adesso è il momento di proseguire con infrastrutture, ferrovia, autostrade. Lei ha dato una timeline abbastanza precisa. Sì, per noi è fondamentale. Intanto ho chiesto che dall'inizio il terminal punti al 40% di traffico su ferro per andare a prendere nuovi mercati più distanti anche oltre le Alpi, e soprattutto per evitare che ci siano collassi delle attuali infrastrutture autostradali. Secondo, perché bisogna rimettere la rete ferroviaria nella nostra regione, nel nord-ovest, all'onore del mondo. Abbiamo ritardi storici su realizzazione di linee come la Genova-Ventimiglia, ma anche i lavori fatti sono stati fatti male, perché con sagomature che devono essere riviste delle gallerie. Noi vogliamo che dal porto di Vado si possa utilizzare il terzo valico. Al momento della sua apertura vuol dire rivedere tutte le sagome delle gallerie da Savona fino a Genova, così come rivedere la linea di San Giuseppe, che ha delle potenzialità ancora inespresse e che con delle somme del tutto gestibili può essere efficientata e dare una risposta anche all'intera Val Bormida sul traffico merci. Così